Ciao ragazzi, benvenuti di cuore in questo video, un appuntamento molto importante perché andremo a parlare di una cosa fondamentale per le nostre esecuzioni, per andare ad arricchirle, a renderle più dinamiche e più interessanti. Imparare in 5 minuti il basso alternato, un livello ovviamente intermedio, parlando solo di accordi maggiori, minori, settima dominante, settima diminuita, andare a vedere qual è quelle note, quella nota che andremo ad alternare per fare accadere questo effetto e la leggiatura che andremo ad applicare. Quindi, sintonizzati perché è una cosa molto molto importante. E adesso vi lascio con la sigla, ragazzi. Ben ritornati, adesso mi andrò a prendere lo strumento per farvi vedere concretamente più da vicino quello di cui sto parlando, ma prima di tutto ciò vi ricordo di vi lascio qui sul box informazioni la playlist dei video precedenti perché ovviamente qua do per scontato alcune cose che voi abbiate già visto e conosciuto nei video precedenti, ma ve lo lascio qua, così da non poter andare a consultare man mano che vengono dette delle cose. E non solo, vi lascio qua in sovraimpressione il mio profilo Instagram da andare a vedere e visitare per restare sempre aggiornati, perché più siamo meglio è, lo dico sempre, lo state vedendo in sovraimpressione, insieme alla mia pagina Facebook, come vedete qua. Ma vi invito anche ad andare a visitare i miei profili musicali Spotify, Google Play, Deezer, tutto quello che è il mercato musicale per andare a restare sempre aggiornati ad ascoltare la mia musica che piano piano arriverà sempre di più, finita questo brutto periodo, ragazzi. Allora, detto ciò, andiamo a prendere lo strumento e andiamo a concretizzare tutto ciò. Partiamo, per esempio, da comunemente il tempo del valzer, no? Poi farò dei video sicuramente dove molto importanti saranno, partiranno da dopo questo, che andrò a spiegare, però avendo prima focalizzato cos'è il basso alternato, ecco perché ho voluto fare prima questo, quello che tempo per tempo, valzer, mazurka, polka, tango, begin, tutto ciò, andremo a vedere tempo per tempo cosa fa il basso, quindi, e come la mano sinistra, e come incastrare la mano sinistra con la mano destra, incastrare sapendo tutte le varie regole, le varie cose, e quindi sono cose importantissime che molti vorrebbero sapere. Quindi voglio fare questa cosa qui su YouTube, l'ho voluta fare perché ne ho già parlato in video precedenti, ma la voglio fare ancora più concretamente sulla mano sinistra perché è una cosa molto 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 bella da scoprire e oltretutto è essenziale perché è così che possiamo suonare una canzone in maniera completa. Quindi adesso prendo di riferimento il tempo del valzer, ma potrei prenderne benissimo alti, o polka, quello che è. Ma adesso ci occuperemo del valzer e andiamo a vedere con lo strumento come si fa a imparare in 5 minuti il basso alternato. Andiamo a prendere la fisarmonica. Eccoci amici, ho preso lo strumento e andiamo a vedere concretamente di cosa stiamo parlando. Allora, abbiamo detto tempo di valzer come esempio. Io vedo scritto sullo spartito Do, quindi so che con la mano sinistra devo suonare l'accordo di Do maggiore, ad esempio, no? Siamo in Do maggiore, quindi tempo di valzer suonerò così. Poi vedo un cambio, vedo Sol settima, quindi siamo in Do, poi vedo il cambio. Benissimo, per l'amor di Dio, però avete sentito che è molto piatta, molto monotona, no? Come modo di accompagnamento. Andiamo quindi a vedere il basso alternato, cosa possiamo fare per rendere molto più dinamico, molto più interessante. Per esempio questa cosa qui che poi adesso vi spiego più da vicino. Ad esempio, cosa ho fatto concretamente? Non ho altro che alternato al basso fondamentale agli accordi la quinta nota dal Do, quindi che sta sopra il Do. Abbiamo detto, vi rimando ai video precedenti, che quando prendiamo una nota fondamentale sulla fila dei bassi fondamentali di riferimento, quella sopra, da quella nota di partenza da cui siamo partiti, in questo caso dal Do, quella sopra, in maniera proprio di posizioni, dista una quinta. Quindi non è altro che la nota dominante, la dominante, il quinto grado da fondamentale da cui siamo partiti. Lo stesso per il Fa, per esempio, se eravamo in Fa, la nota di quinto grado sarebbe stato il Do, quello che sarebbe stato sopra. Ma adesso siamo in Do e è il Sol. Quindi non ho altro che alternato il quinto grado, che è la migliore nota, che vanno molto d'accordo, la tonica, quindi la nota fondamentale, e la nota dominante, vanno molto d'accordo. E quindi, parlando di armonia, è quella nota che, prendendo di riferimento gli accordi maggiori in questo caso, dobbiamo e possiamo alternare comodamente e molto volentieri lo facciamo perché rende l'esecuzione molto più bella e ricca. Con quale dito alternerò questa nota? Allora, sappiamo che per suonare l'accompagnamento classico
per esempio del valzer, suoniamo con il quarto dito la nota fondamentale, con il terzo l'accordo maggiore, quindi siamo nell'accordo maggiore, quindi do maggiore. Con quale dito alternerò dalla quinta, quindi la nota che sta sopra, semplice, con il secondo dito. Andiamo a costruire questa specie di triangolo con, vedete, con le dita, e andrò ad alternare questa nota con il secondo dito, quindi con l'indice, in questa maniera qui. Nota fondamentale, accordo, accordo, quinta, accordo, accordo, nota fondamentale, accordo, accordo con il terzo, secondo sulla, sempre sulla fa dominante, accordo, accordo, do, più velocemente. Concretamente, questa cosa qui. A un certo punto ho un cambio accordo, devo andare sul sol settima. Ho alternato anche questa volta, soltanto che l'accordo era non maggiore ma di settima dominante, quindi avrò preso l'accordo non con, come per il caso del maggiore con il terzo dito, ma con il secondo dito. Rimando sempre ai video precedenti. Ma ho alternato comunque al sol la nota che sta sopra, quindi il re, che è la quinta, ma l'ho alternato sempre, quindi ho sempre alternato il quinto grado. Ma con quale dito questa volta l'avrò presa questa nota? Con il terzo, perché il secondo è impegnato per l'accordo di settima, quindi. In questa maniera qui. Quindi sappiamo che per gli accordi maggiori, per gli accordi di settima dominante, è sempre importante, sempre comodo alternare la quinta nota partendo dalla fondamentale, quindi la dominante, negli accordi maggiori, negli accordi di settima dominante. Parlando dei minori, suona bene uguale, perfetto, anche negli accordi minori dobbiamo e possiamo e dobbiamo sinceramente farlo per rendere ancora più viva la nostra esecuzione. Sempre la quinta, con quale dito? Ovviamente sempre il quarto sulla nota fondamentale, il secondo sull'accordo minore, come accadeva per la settima, solo che la posizione dell'accordo minore l'abbiamo spiegata nei video precedenti, è questa qui. E alternerò sempre la quinta con il terzo dito, come per il caso della settima dominante, quindi. Perfettamente così come ho suonato adesso, in questa maniera qui. Se abbiamo invece un accordo di settima diminuita, qual è la migliore nota ad alternare? L'accordo di settima diminuita, premetto che ne troveremo molti meno a seconda, vabbè, del genere che voi fate, dei quali brani andate ad affrontare, però non è più comune come un accordo maggiore, minore o settima di dominante, no? Però abbiamo accordo diminuito, di settima diminuita, scusate, quale nota dobbiamo alternare? Dobbiamo alternare la nota che sta tre toni sopra la fondamentale. E per esempio nel caso del Do, quale sarà la nota che sta tre toni sopra la fondamentale? Non è altro che il Fa diesis. Quindi quando andremo a suonare, quindi abbiamo capito quale nota andare ad alternare anche nel caso della settima diminuita. Quella nota che sta due file diagonali sopra la fo nota fondamentale di partenza, ma nei contrabbassi. Tre toni sopra, parlando di intervalli, e due file sopra di parlando di bassi, ma non lo troviamo nei bassi fondamentali, altrimenti sarebbe il re, ma lo troviamo dietro nei contrabbassi, il Fa diesis. Tre toni perché? Andiamo a vedere sulla tastiera parlando di intervalli, dopo scontato queste cose qui, ma le ripeto comunque. Dal Do al Re c'è un tono, dal Re al Mi c'è un altro tono, dal Mi al Fa non c'è il tasto nero, c'è un semitono, dal Fa al Fa diesis c'è un altro semitono, quindi un semitono più un semitono un tono. Due toni che avevamo qui, abbiamo tre toni, ecco questo Fa diesis. Andremo a suonarlo così, sempre con il terzo dito. Ecco come abbiamo capito tutto quanto. Quindi, ricapitolando, negli accordi maggiori andiamo ad alternare la quinta, questa quinta che si trova sopra il basso fondamentale di partenza. Quindi andremo ad alternare questa quinta, suonando invariate le posizioni per la nota fondamentale per gli accordi, e la quinta, la nota da alternare, quindi quella che sta sopra, la prendiamo con l'indice, quindi con il secondo dito, in questa maniera qui. Accordi minori, andiamo ad alternare sempre la quinta, però la prendiamo con il terzo dito perché il secondo è impegnato nella costruzione dell'accordo minore. Settima di dominante, stessa cosa. Accordo con il secondo dito e la quinta la prendiamo con il terzo dito, quindi sempre con la quinta. Questa
quella di settima diminuita, ne abbiamo appena parlato, è inutile rifarlo vedere. Però ci sono altri modi di alternare i bassi. Ad esempio, mi viene in mente questa cosa qui. Una cosa bellissima, no? Con la scaletta discendente. Possiamo farlo in molti brani, magari per una riapertura del tema, per un punto prima della chiusura, per tante cose. Quando abbiamo quegli accordi che... quell'accordo che resta su parecchie battute, possiamo farlo. Quindi possiamo fare anche questa specie di scala discendente. Andiamo a vedere su uno schema dei bassi dove si trovano le posizioni di queste note. In questo caso era una scala discendente di 4 note, quindi fa... Ma la facciamo al basso, è una cosa interessante, accattivante, che ci dà ancora più grinta. Andiamo a vedere, in questo caso le note erano fa, quindi erano in fa maggiore. Ovviamente sempre quarto dito sul basso fondamentale, terzo sull'accordo. Vado a premere il fa così, come abbiamo detto adesso. Il mi la vado a prendere, è molto comodo, ecco perché i contrabbassi sono posizionati in questa maniera. C'è sempre un intervallo di quinta dalla nota che sta da sopra rispetto a una che prendiamo di riferimento fondamentale, ma sono spostati, non come i bassi fondamentali, quindi sono spostati, ma per essere più comodi per fare questi lavori qui, per questi giri armonici. Quindi il mi la andiamo a prendere dietro il do con il secondo dito, perché sarebbe la terza del do. Sappiamo le distanze dei contrabbassi nel video precedente e sappiamo che il mi sta qua dietro, quindi eccolo, con il secondo dito. Quindi dobbiamo fare un pochino di, no, di pratica nel andare a prenderlo. Il re sta una fila sotto al fa, soltanto sempre nella fila dei contrabbassi. Ecco l'utilizzo dei contrabbassi nell'accordo alternato. E andiamo a prendere con il quarto dito, quindi ricapitolando, quarto, secondo, quarto, terzo, terzo, secondo, accordo, ancora di nuovo con il terzo, poi andiamo a prendere questo re con il quarto dito, quindi verrebbe così. E il do con il secondo dito, come se stessimo alternando, no, è soltanto così, soltanto il fa con il do. Quindi... molto bella, ma ce ne sono infinità di questi trucchetti. Però dobbiamo pensare anche che possiamo alternare l'accordo, prima di pensare a questi trucchetti, anche con la terza dell'accordo. Quindi abbiamo il do, la terza è il mi, 1, 2, 3, il mi, siamo nell'accordo maggiore, possiamo anche alternare così. Ma non è sempre consigliatissimo farlo, perché la terza è una nota molto fondamentale, molto tensiva, armonicamente parlando, perché è quella nota che dà il modo dell'accordo, minore o maggiore, quindi è sempre quella nota che sta sempre lì appesa, da quella sensazione di appeso. E la possiamo vedere anche a tastiera, adesso ve lo faccio vedere, perché la terza è una nota da non andare a suonare spesso. Per esempio, se dobbiamo fare una cosa del genere... Avete sentito? Ho messo la terza, perché in quel passaggio del basso, prima di riandare di nuovo, di riscendere, in questo caso me la giocavo tra il fa e il do, prima di riscendere al fa, sentite come ci starebbe bene? Poi, parlando dei trucchetti di armonici, ne parliamo in un altro video che ho già fatto, ma parliamo anche di queste cose qui. Dicendo. E questo fa parte comunque sia dell'alternare alcune note al basso nell'esecuzione nel tempo che della canzone che stiamo suonando. Quindi abbiamo capito che possiamo alternare anche la terza, ma non prendiamoci troppo gusto, perché potremmo cozzare male con altre note che abbiamo nella melodia. Vi spiego più da vicino questo concetto nella tastiera, perché la terza non va bene. Siamo qui, se suoniamo il do mi sol nell'accordo, ovviamente anche la terza va bene, ma se andiamo a prenderlo così al basso, anche quando siamo al pianoforte, sentite che come stona la terza, così no, prima e quinto, quindi tonica e dominante, ma con la terza, se andiamo a suonare il pianoforte e poi la melodia con questa nota anche, con la terza, in quest'ottava grave così non andrebbe sicuramente bene, quindi la nostra esecuzione non sarebbe proprio... ideale. Quindi abbiamo capito l'uso anche della terza che sta dietro il basso fondamentale, quindi per costruzione, per ogni nota che prendiamo di riferimento sta dietro
nel basso fondamentale, ed andiamo a prendere sempre con il quarto dito, però attenzione ad usarla. Ovviamente ho fatto vedere quell'esempio, adesso ne possiamo fare altri, quindi anche così. Per esempio, dobbiamo vedere lo schema vicino, se non abbiamo ancora dimestichezza e praticità con i contrabbassi, le varie distanze che ci sono tra i fondamentali e i contrabbassi stessi, e andare a costruire magari quando abbiamo un passaggio, che ne so, anche dal Do al Fa, anche questa cosa qui possiamo avere. Adesso era un esempio, nemmeno esiste questa cosa qui concretamente su un brano, forse. Ma comunque andiamo a vedere le note, in questo caso la Do, Re, Mi, Fa, andiamo a vedere dove si trovano sullo schema e andiamo a suonarle con la diteggiatura ovviamente più comoda e per non rimanere senza dita neanche nell'accompagnamento degli accordi, e andare a creare anche questi effetti qui, sempre stando attenti però a creare cose ascendenti o discendenti, non fare dei salti inutili e andare a prendere note che non sono su quella tonalità, perché altrimenti andremo a stonare completamente. Per esempio, se siamo negli accordi minori e dobbiamo alternare la terza come detto prima, quindi questa nota qui non vado a prenderla, questa, la terza che sta dietro al Do, perché ragazzi stona, perché l'accordo minore è composto non da Do Mi Sol, in questo caso parlando di Do, da Do Mi bemolle Sol, quindi così al Mi bemolle, non il Mi naturale. Quindi dobbiamo prendere, se vogliamo alternarla, quando vogliamo sempre con leggerezza, perché è sempre la terza mi raccomando, con il Mi bemolle, che sarà 4 note sotto al basso, partendo dal fondamentale, quindi il Fa, Si bemolle, Mi bemolle, eccolo. Possiamo alternarlo o con il quinto dito, o se non ce la facciamo più comodamente con il quarto dito. Quindi lo andiamo a prendere con il quarto e il quinto dito a seconda di come siamo più comodi, ma dobbiamo alternare il Mi bemolle nel caso del Do e no questo qua, perché altrimenti non va bene. Detto ciò, sbizzarritevi come volete, rispettando sempre ovviamente le armonie, quindi non andare a prendere note che non c'entrano niente in quella tonalità, ma comunque partendo dalle cose fondamentali ne abbiamo parlato, quindi come andare ad arricchire la nostra esecuzione. E poi sempre bello. Andare anche a fare queste cose qui, sempre con l'uso dello schema dei bassi, per andare poi anche a sbizzarrirci come vogliamo. Quindi è una cosa bellissima, ragazzi, fare anche queste cose qui, perché la gente, le persone che ascoltano, vi guardano, vi ascoltano con occhi e orecchie diverse. Quindi, detto ciò, abbiamo capito le cose fondamentali per il basso alternato. Andate a vedere il video se non l'avete capito e poi commentate, soprattutto per altri ulteriori chiarimenti, ulteriori domande, oppure volete sollevare alcune cose in più. Ma comunque abbiamo parlato delle cose essenziali, più semplici possibili per andare ad arricchire la nostra esecuzione, e nei prossimi video non ve li perdete assolutamente, perché sono fondamentali. Andremo a mettere in pratica queste cose e capire come incastrare la mano sinistra e la mano destra a seconda dei tempi che abbiamo. Quindi è la cosa più fondamentale, perché così andiamo a suonare concretamente un brano in maniera completa, per poi andare a vedere. Giri armonici, questi trucchi con i bassi in questa maniera qui. Per adesso vi lascio un bacione e vi ringrazio davvero tanto per aver seguito questo video. Vi aspetto nei commenti e su tutti i social e su tutte le piattaforme streaming. Ci vediamo prestissimo con il nuovo video. A presto, buon allenamento e buona musica. Il vostro Manuel.